Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Creare un fondo specifico per i cambiamenti climatici è la richiesta formulata dal Presidente dell'organo legislativo regionale Antonio Mazzeo che è intervenuto in un dibattito eh, sui cambiamenti climatici a Bruxelles durante la 162 Assemblea plenaria del Comitato europeo delle regioni. Si è chiusa a Bruxelles la 162esima assemblea plenaria del Comitato europeo delle regioni che si è svolto in concomitanza con la 22 edizione della EU Regions Week. Protagonista del dibattito sugli eventi climatici estremi che hanno colpito tanti paesi europei, in particolare in Italia l'Emilia-Romagna e la Toscana, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo dal gennaio 2023 membro del comitato dove si occupa di politiche di coesione territoriale, bilancio dell'Unione Europea e politica economica. Il presidente Mazzeo durante il suo intervento ha chiesto alla nuova Commissione europea la creazione di un fondo specifico per l'adattamento ai cambiamenti climatici, solo con strumenti dedicati ha aggiunto durante il suo intervento potremmo ridurre la vulnerabilità dei territori, proteggere vite umane e limitare i danni economici e ambientali. Io innanzitutto ho voluto ricordare le tante vittime purtroppo che hanno toccato la nostra regione, la Toscana, in questi ultimi anni e soprattutto ricordare che a causa del maltempo una bimba, una neonata tedesca è ancora dispersa e noi siamo vicini alla sua famiglia e ringraziamo le volontarie e i volontari per il lavoro importante che stanno portando avanti. Avanti in queste ore ancora nella disperata ricerca del corpo di questa piccola. Certo, è evidente che servono risorse, eh, che il Parlamento ha fatto bene a mettere in campo un miliardo di euro, più di 400 milioni in Toscana ed Emilia Romagna, però non basta, non basta questo perché il tema è la prevenzione. E Allora, la mia proposta è quella di cercare di costituire a livello europeo un fondo per dare risposte in questo senso, per prevenire, per costruire le condizioni per cui noi anticipiamo eh, le problematiche che poi gestiamo in, in emergenza. La sfida dell'Europa è anche questa, dobbiamo sostenere soprattutto quei territori che soffrono e faticano, e faticano di più. Studiare il rapporto tra le nuove tecnologie, il web, l'intelligenza artificiale e l'uomo. Noi, e questa è la missione dell'Internet Festival di Pisa, alla cui inaugurazione ha partecipato anche il Presidente del Consiglio. L'innovazione al centro delle politiche del Consiglio regionale è il titolo dell'incontro pubblico che si è tenuto giovedì 10 ottobre alle Logge di Banchi a Pisa, nell'ambito dell'Internet Festival 2024. Nel corso dell'evento, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha incontrato start-up e imprese innovative del territorio. Pisa di nuovo torna ad essere riconosciuta a livello nazionale e internazionale come la capitale dell'innovazione. Saranno quattro giorni molto impegnativi, quattro giorni dedicati al futuro. Eh, la politica o ha la capacità di anticipare il progresso, di guidarlo, eh, oppure non svolge la sua funzione. È bello sapere che da tutto il mondo verranno a conoscere quanta innovazione nasce su questo territorio. Internet Festival è un un po' il modo per raccontare eh, come il mondo cambia e come noi dobbiamo avere la capacità di saperlo guidare. Il gonfalone d'argento del Consiglio regionale è stato assegnato all'Istituto L'Amazon Kappa eh, del Centro Internazionale di Studio sul Buddismo Tibetano di Pomaia. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento all'Istituto Lamazzon Kappa di Pomaia in provincia di Pisa, centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano tra i più importanti d'Europa per l'impegno profuso nel ricercare il dialogo tra i popoli. Un riconoscimento che è stato proposto dal consigliere segretario Diego Petrucci. Il fatto che il Consiglio regionale della Toscana voglia dare un riconoscimento così importante, il massimo riconoscimento che può dare il Consiglio regionale all'Istituto di Pomaia è sicuramente una bella notizia, il buddismo è una eh, fede eh, pacifica. Che eh, crede nel dialogo anche interreligioso. Noi già eh, nello scorso 30 novembre, per la festa della Toscana, avevamo invitato i rappresentanti delle tre religioni monoteiste qui in Consiglio regionale per festeggiare la Toscana. Questo è un ulteriore passo che va in quella direzione. A ricevere l'onorificenza la presidente dell'Istituto, Lucia Landi. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità il Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'Istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Un riconoscimento all'Istituto di Pomaia che in questi anni ha svolto un grande lavoro di accoglienza, di inclusione, in grado di parlare anche a chi professa fedi differenti. In un mondo di guerra come quello che stiamo vivendo ora c'è bisogno di luoghi di pace, di luoghi in cui costruire pace. Ed è stato un esperimento di vita comune, di accrescimento rispetto ai valori della pace, della compassione, della cura e del rispetto della vita di tutti gli esseri senzienti. Noi siamo cresciuti tutti con l'Istituto e questo è una cosa bellissima. E ora noi lo diamo anche, diciamo, un po' agli altri. La decisione del Ministero dei Trasporti di collocare a Creti, in provincia di Arezzo, la possibile location della stazione alta velocità. Da Media Etruria ha creato dibattito in Consiglio regionale. Alla fine, il Ministero dei Trasporti ha deciso che la stazione alta velocità medio-etruria sorgerà a Creti, in Val di Chiana. Si tratta di una fermata intermedia sulla direttissima Firenze Roma che dovrà collegare Perugia fuori dalle rotte ferroviarie, ma che scontenta dall'altra parte le ambizioni di Arezzo tagliata fuori dall'alta velocità ferroviaria. La decisione del Ministro Salvini va incontro alle esigenze della Regione Umbria, ma trova la contrarietà della Regione Toscana che avrebbe preferito Rigutino, molto più vicina ad Arezzo. Ma se il di Castello di porta Pia sembra aver chiuso il dibattito dal Granducato avvertono, senza il nostro consenso la stazione non si farà. La stazione Mediaturia si verrà fatta, verrà fatta sì in Toscana ma dove la Toscana vuole. È un'infrastruttura che serve alla Toscana e come tale è la Toscana la regione che ha la competenza per individuare nel proprio territorio un'infrastruttura a servizio del proprio territorio. Senza la volontà della regione Toscana questa stazione non può essere fatta ed è evidente che non può essere fatta laddove un ministro si alza la mattina e può pensare di farla. non consente lo scambio ferro-ferro, quindi costruire una stazione oggi che non consenta questo scambio credo che sia antistorico, in più con questa scelta si va a privilegiare una soluzione che ha un bacino di convenienza minore. Rete ferroviaria italiana potrà ora procedere con la progettazione di fattibilità tecnico-economica sul dibattito pesa la campagna elettorale per la regione Umbria, dove l'uscente T6 conta di portare in dote un risultato, la fine dell'isolamento da alta velocità. Il modello è quella della stazione Medio Padana sulla linea Bologna-Milano che serve la città di Reggio Emilia e il cuore produttivo dell'Italia, ma nel caso Umbro Toscano, secondo Eugenio Giani, rischia di diventare una cattedrale nel deserto. L'arte della cartapesta che diventa carnevale in Toscana ha una lunga tradizione che adesso trova anche una sublimazione in un'esposizione artistica dal titolo Gesto e Materia. La scultura teatrale di Jonata Francesconi approda a Palazzo Bastoggi con la mostra Gesto e in Materia inaugurata alla presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, della curatrice Irma Morieri, della storica dell'arte Daniela Pronesti e dello stesso artista. Fino al 18 ottobre saranno in esposizione opere frutto di 40 anni di attività di un artista poliedrico che ha animato con le sue creazioni la vita sociale e culturale della Toscana a partire dal Carnevale di Viareggio. Palazzo Bastoggi, il Salone delle Feste, il luogo forse più bello del Consiglio regionale della Toscana, ospita una mostra di livello che lega la Toscana con la sua storia, la tradizione della carta pesca, con Viareggio, con il carnevale e questo è un luogo che vedrà esposta questa mostra per, tanti, per alcune settimane, gesto e materia di Francesconi, un artista toscano doc che espone le proprie opere il Consiglio regionale della Toscana ha voluto presenziare e ospitare come nei propri palazzi questa come tante altre iniziative per dimostrare quanto gli artisti toscani abbiano possano sentire un luogo proprio, quello del Consiglio regionale, per esporre le proprie opere. Una carriera artistica, quella di Francesconi che si è formata in provincia, come lo stesso ha ricordato, e che lo ha visto dal 1982 al 2014, costruttore per il Carnevale di Viareggio, ma anche collaboratore alla realizzazione di prestigiose scenografie per il balletto di Nureyev all'Opera di Parigi. Una mostra che racconta le sue tante vite d'artista e come le esperienze maturate nel corso della sua lunga carriera trovino nella scultura una sublimazione. Quindi sono opere, quelle esposte qui a Palazzo Pastoggi, che raccontano dell'immaginario dell poetico che Gionata Francesconi ha costruito, ha elaborato nel corso dei suoi tanti anni di lavoro, eh, con riferimenti che vanno appunto al teatro di figura, alla commedia dell'arte, a grandi classici della letteratura italiana e soprattutto che richiamano l'attenzione su gesto e materia come valori fondativi della scultura. Qui eh, i visitatori avranno l'occasione di vedere condensati 40 anni di attività del maestro Gianna Francesconi, quindi sculture da quando aveva 16 anni ad oggi, materie completamente diverse e eh, che esprimono intanto proprio una doppia anima, un eterno e un effimero eh, che pervade tutte queste opere di materiali anche diversi, perché incontriamo i bronzi, incontriamo la cartapesta. Eh, incontriamo il legno e, e figure fondamentali come Pinocchio, Petrusca eh, abbiamo davvero rappresentati il cavaliere inesistente, quindi la cultura che ha attraversato la vita poi dell'autore. Presentata in Consiglio regionale la seconda edizione dell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana è passato un quarto di secolo dalla prima edizione, 25 anni dopo, ecco la seconda edizione dell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana di Edizioni Regione Toscana a cura del Centro Ornitologico Toscano Paolo Savi è un'iniziativa bella, importante perché permette di raccogliere insieme tante, tante specie di uccelli nidificanti e eh, svernanti. È un modo per aprire una nuova pagina sulla re, natura della nostra regione. Eh, fatto di impegno, di grande sforzo, non era semplice raccogliere tutti questi dati. È anche un messaggio che noi mandiamo alle ragazze e ragazzi più giovani perché investire nella natura, investire nell'ambiente permette di avere tante tante specie che arrivano qui sul nostro territorio e permettono di mantenere sempre migliore il nostro ecosistema. A circa 25 anni di distanza dalla pubblicazione del primo Atlante regionale viene pubblicata quest'opera in cui sono riportate le mappe di distribuzione e tutti i dati di presenza, andamento di popolazione di 371 specie in periodo riproduttivo o in periodo eh, invernale. E, e, e quindi avendo un quadro così descrittivo di quello che è lo stato delle, delle popolazioni di uccelli ma più in generale della biodiversità nella nostra regione. Para noi è da anni che collaboriamo con il COT, il centro Ornitologico toscano che è sicuramente un'eccellenza a livello nazionale tanto è vero che viene preso anche a, a riferimento da parte di ISPRA che è l'istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale in quanto riesce a fornire dei dati fondamentali di monitoraggio dell'avifauna sul territorio toscano. Ovviamente si parla del territorio toscano ma essendo eh, uccelli, quindi specie migratrici eh, hanno interesse anche a livello nazionale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.